Io resto a casa. Giorno 4. Thomas Was Alone. Thomas Was Alone è un titolo esteticamente... non ha grafica. Mettiamola così, sembra un quel prototipo. Per chi sviluppa i videogiochi sa bene che prima di passare alla creazione del videogioco vero e proprio, con la grafica e tutto, si crea un prototipo fatto di blocchi di quadrati e di rettangoli. Ebbene, Thomas Was Alone sembra un prototipo come grafica. Ma per assurdo è un gioco story driven, ha una storia. E soprattutto è un puzzle game platformer con una storia. Il puzzle game è molto semplice, però la storia vi dico che è abbastanza intrigante, quindi vi consiglio almeno una volta nella vostra vita di giocarlo. Non dura un cazzo, anche questo lo potete finire in un giorno. Top consigliato, ed è assurdo pensare però che ha una storia, però ce l'ha. Anzi, il punto forte è proprio la storia piuttosto che i puzzle di questo gioco.